spettatori di Gilda TV. In questo momento la scuola è al centro del dibattito politico del nostro paese. Gilda TV ha pensato di rivolgere alcune domande allo scienziato Albert Einstein. Cosa può fare la scuola per incoraggiare e sostenere i giovani allievi a dedicarsi alla ricerca scientifica? Risponderò con un paradosso. Il paradosso sta in questo: non deve prepararli in modo specifico alla cultura scientifica, ma deve preoccuparsi di formare una personalità di alto profilo culturale, in particolare nei confronti della cultura scientifica e non scientifica, stimolare la curiosità e la motivazione, quella curiosità direi quasi divina che ognuno possiede già da bambino e che tanto spesso viene soffocata precocemente, spesso addirittura anche dalla scuola. Lo scopo della scuola, tanto più di quello della scuola superiore, sta nell'offrire una cultura di ordine generale in grado di mettere l'individuo in condizione di affrontare poi un percorso di studi specialistico, ma affrontare questo percorso specialistico sapendolo collocare all'interno della conoscenza universale in cui questo si colloca, comprendendo le responsabilità che il proprio sapere riveste verso la comunità e verso gli altri individui. Cosa ne pensa della professionalizzazione e specializzazione verso cui si stanno dirigendo le scuole secondarie italiane? Come ho detto, la scuola dovrebbe formare una personalità armoniosa e non specialistica e quindi deve favorire una cultura generale, una relazione tra la propria professione e la comunità di cui si fa parte. Se viene meno la capacità di comprendere il senso generale del sapere al quale si decide di dedicare la propria vita, questo non potrà svilupparsi adeguatamente, non potrà essere messo al servizio della comunità, ma sarà coltivato unicamente per scopi utilitaristici. Io trovo intollerabile l'idea di applicare il genio creativo unicamente al triste scopo di guadagnare denaro. Bisogna pensare solo al piacere di pensare, come avviene nella musica, e invece oggi, ai nostri giorni, prevale un sentimento contrario: favorire lo spirito competitivo, favorire la mentalità per cui il sapere e le capacità vengono unicamente collegate alla possibilità di guadagnare più denaro. Invece bisogna coltivare la fiducia di sé, l'amore per la cultura, e questo lo può fare solo un insegnante che con le sue qualità umane e intellettuali riesce ad avere la fiducia dell'allievo, l'esatto contrario del tecnocrate che oggi si vorrebbe imporre, del professionista che usa unicamente criteri di calcolo matematici per giudicare i propri allievi, venendo meno quel fondamentale rapporto umano. Come favorire l'adattarsi del futuro lavoratore o scienziato ai cambiamenti repentini che si verificano nell'ambito della conoscenza? Beh, se la scuola ha il fine di formare questa personalità armoniosa, ciò vale anche e forse addirittura soprattutto per le scuole tecniche, quelle i cui studenti già sappiamo in anticipo che si dedicheranno a una professione determinata. Il fine dell'insegnamento sta infatti nel favorire lo sviluppo dell'abitudine generale a pensare e a giudicare liberamente, non all'acquisizione solo di conoscenze specializzate. Se il sapere attualmente continuamente si modifica ad una velocità vertiginosa, è inutile che la scuola comunichi conoscenze specifiche, perché queste conoscenze, quando lo studente diventerà lavoratore, saranno già superate. Occorre invece che quello stesso studente, diventando lavoratore, abbia acquistato una mentalità flessibile, capace di individuare creativamente i problemi, di imparare le cose nuove che di volta in volta gli si presentano, di avere l'intelligenza creativa di poter affrontare questi stessi problemi e risolverlo. E invece proprio questo tipo di intelligenza che la nuova scuola tenderebbe a soffocare. Se una persona è padrona dei principi del proprio settore e ha imparato a pensare e a lavorare indipendentemente però da questi principi, troverà sicuramente la propria strada, sarà in grado di adattarsi al progresso e ai mutamenti molto più di una persona la cui istruzione consiste principalmente nell'acquisizione di una conoscenza specialistica ma che non ha l'elasticità mentale di affrontare i problemi nuovi. Dovrebbe predominare la cultura letteraria o la formazione tecnica e scientifica? Beh, rispetto al tipo di scuola che ho cercato di descrivere, questa contrapposizione tra cultura umanistica e scientifica la ritengo di secondaria importanza, forse addirittura senza senso. Nessuno di questi due campi di per sé è in grado di rafforzare o di indebolire gli obiettivi formativi che ho indicato. È enorme il numero di scienziati di grande valore che si sono formati con un'educazione classica e umanistica, che ha sicuramente giovato nell'esprimere anche in campo scientifico le loro doti migliori.
Quindi non sono affatto ansioso di prendere posizione nella lotta tra i fautori dell'istruzione classica, storica, filologica e quelli di una formazione più attenta alle scienze naturali. È chiaro che i vari indirizzi liceali si specializzeranno in uno o nell'altro campo, sempre però conservando l'idea di comunicare una cultura di ordine generale. Senza la capacità critica di saper cogliere queste caratteristiche universali non c'è conoscenza specialistica che tenga e che possa anche garantire una futura realizzazione professionale. Bisogna rafforzare il carattere gratuito del sapere e della ricerca, e ciò avviene quando la ricerca scientifica viene affiancata a quell'ideale di superamento del proprio orizzonte che anche la cultura umanistica esprime nelle sue personalità migliori. Questa intervista impossibile è stata ispirata da un articolo pubblicato dall'inserto 7 del Corriere della Sera del 3 aprile. Un saluto ai web spettatori.